700.000 chilometri l'anno in meno nel trasporto pubblico della provincia Granda. La provincia di Cuneo annuncia nuovi tagli a partire dal gennaio 2012. Una decisione presa, secondo l'ente, per ottemperare alla delibera regionale del novembre scorso che contempla una riduzione dei servizi del 15%, che si aggiunge a quelli già applicati nei mesi scorsi. Salvate le linee degli studenti, ma non quelle per gli operai e le corse festive, già sospese il 1° e il 6 gennaio. Salteranno definitivamente, a meno di ulteriori modifiche, quelle di ogni domenica a partire dal mese di aprile, consentendo una riduzione di 156.000 km l'anno. Gli altri 500.000 km si recupereranno dalle linee operaie, quelle che erano rimaste dopo la prima tranche di tagli. Via i collegamenti da Paradleves, Fossano, Chiusapesio, San Damiano Macre e Farigliano con la Michelin di Cuneo, da Busca alla Michelin di Fossano, dalla Valle Po alla San Goben di Savigliano, da Bra alla Texi di Carmagnola, da Cherasco verso Fiat Mirafiori, soppresso anche il servizio stagionale per gli sciatori da Alba Bra a Limone Piemonte. Al consorzio Grandabus, che si occupa del trasporto extraurbano, sono stati affidati i trasporti su gomma delle Ferrovie dello Stato, affidamento che potrebbe limitare i tagli sul personale. La provincia di Cuneo si occupa del servizio in Granda ad esclusione della conurbazione di Cuneo, che è in mano al comune. Le corse domenicali nel capoluogo sono già state cancellate e sostituite con un servizio a chiamata. Secondo i sindacati, dal 2012 ci potrebbero essere nuovi tagli anche qui, ma il comune non ha ancora ufficializzato riduzioni nel servizio.